Antipioggia tattico Decathlon, perché occupa meno spazio, però se non tolgo il casco non riuscirò mai a mettermelo. Moments later. Dai, fino a subito. No, ti giuro, non riesco. Cioè, se no non farei così. More moments later. Dai, giù tutto, devi solo far passare la mano. Sì, lo so, non riesco. È troppo stretto. No, ti sei incastrata. Questo giugno che sta di novembre, la vuole finire o deve andare avanti ancora per molto? Sì, infatti c'era più. Ma guarda lì, ma c'era il sole, ma c'era il sole quando siamo saliti. Flashback. Guardate le di Ismaele là. Israele. Sono delle torri in alto che sono una vecchia fortificazione del 1300. Poi in epoca di prima guerra mondiale è stato costruito un altro forte che però onestamente non ho visto dove sia. E quelle torri del 1300 servivano da vedetta perché da su lì si vede tutta la valle praticamente e le popolazioni che arrivavano dal nord Europa dovevano per forza passare di qua. End of flashback. Siamo saliti un'ora fa. Cosa è successo in quest'ora? Ma qua... Minchia, la sta venendo giù tutta. Mi consola che questi in bici la prendono più di noi, probabilmente. Occhio. Porca. Guarda che siamo andati a fanculo. Cioè là sta venendo giù il mondo, te lo dico. Gioia. Ma Luna, ci conviene metterci le robe prima che inizi a piovere, non quando già sta piovendo, che poi devi cercare un posto dove fermarti. Guarda lì, tutta quella roba che si vede è acqua che sta cadendo dal cielo, eh. Fermati a mettere la Q-Way per piacere. Sì. Qua? Sì, fermati per carità, perché qua veramente la prendiamo a secchiate. Sì, comunque la tua gomma non va più bene per andare in giro, è proprio finita in centro. Che cosa fanno? Si stanno mandando ancora culo adesso. Dammi le robe che non devono bagnarsi. Questo. Preparazione per qualunque cosa stia venendo giù là, ma mi sembra che ne stia venendo giù veramente tanta a vedere da qui. Ma noi dobbiamo andare verso di là, vero? Sì. Bello. Antipioggia tattico Decathlon, perché occupa meno spazio, però se non tolgo il casco non riuscirò mai a mettermelo. Anche la mia gomma comunque non ne ha ancora per molto, eh. Quando la cambi qui devo cambiarla anch'io. Un culo. Non devi ritirare più niente? No. Cioè al massimo ci fermiamo solo a togliere le Sony, le GoPro sono impermeabili. Aiuto!
aspetta, devo mettermi prima i guanti. O conviene toglierle subito? Eh? Conviene, boh, non so, vediamo quanta acqua viene giù poi. Qualche problema? Ah merda, ma il mio? Sì, ma il braccio prima va infilato. Lo so, però faccio fatica con la tuta. Se toglievo i guanti magari anche no, meglio. No, perché era se no non riuscivo più a metterli. Moments later. Dai, fila su. No, ti giuro, non riesco. Cioè, non farei così. More moments later. Dai, giù tutto, devi solo far passare la mano. Sì, lo so, non riesco. È troppo stretto. No, ti sei incastrata. 15 minutes later. Senti, mettilo sotto. Aspetta, 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 fai così, aspetta. Tira. Ok. Perché non ci starò neanche io allora. Mettiamoli sotto la tuta. Almeno non ci bagniamo sotto. Se non ci entri tu, figurati se ci entro io. You get the idea. Sto già iniziando. Vacca pelanda. Pestata. Fans, in questa fase di vestizione penso smonteremo le Sony onde evitare di fermarci tra 5 km a smontarle. Quindi, visto che già sta iniziando a gocciolare e non sono impermeabili, le toglieremo e le rimetteremo al massimo prima di Bema se smette. Ho fatto fatica a infilarle senza la scopa. 15 minutes later. Bene fans, siamo pronti a ripartire. Abbiamo messo il Kiwi sotto alla tuta in pelle con il cappuccio del Kiwi sotto al casco. Lasceremo solo le GoPro davanti perché le Sony non sono impermeabili una volta che ci è collegato lo spinotto per l'audio. E niente, sono le 6 e andremo all'avventura, non torneremo mai in tempo. Minutes later. Guarda che schiaccia direttamente questo, dovrebbe partire. Non toccare più niente. Ok. Però schiacciare solo quello sopra. Minchietta smerdata, dietro devo lavarle nell'acqua dopo. Sì, partita. Bene fans, ci siamo fermati dal benzinaio, siamo super in ritardo. No, in realtà non è vero, siamo a pelo. Qua finalmente ha smesso di piovere. Di là non si capisce tanto bene, però vabbè, andiamo perché se no senti alle parole. Cioè io le sento da luna. No, comunque praticamente abbiamo preso un sacco di pioggia fin dopo le gallerie di Bormio. Quando sono finite le gallerie più o meno ha smesso anche di piovere. E quindi non è che abbiamo preso tantissima acqua, cioè da come sembrava fosse messo il cielo, alla fine è andata anche abbastanza bene. Cioè sinceramente guardando il cielo pensavo sarebbe andata peggio. Cioè è andata di culo, pensa fare da Bormio a Bema sotto l'acqua. Sì, no, più che altro il problema vero è che quando piove così tanto con 12 gradi, perché c'erano 12 gradi, se respiri o appena appena parli dentro il casco ti si appanna proprio qualunque cosa e quindi devi andare leggermente con la visiera alzata perché se no veramente, cioè io non vedevo nulla tra la pioggia e l'appannamento, casino. E quindi meno male che poi fuori dalle gallerie ha smesso, siamo usciti, c'è stato anche un pezzettino con il sole, più o meno. E vabbè, qua sì, è brutto verso lo Spluga, però verso Bema sembrerebbe che non dovrebbe piovere di nuovo. Da quando abbiamo spento tutto, perché le Sony non sono impermeabili, cioè lo sono solo con la custodia impermeabile che però non ti permette di attaccare il microfono esterno, quindi non sono impermeabili. Da quando le abbiamo staccate ci siamo messi i Kiwi della Decathlon sotto alla giacca della tuta, perché sopra non ci stavano, scene veramente comiche con Luna che cercava di entrarci ma non c'era verso. Cioè io che cercavo di spingerle dentro il braccio dicendo ma com'è possibile che non ci passa? E non ci passava. E quindi abbiamo deciso di metterlo sotto la tuta
E effettivamente mi ha tenuto all'asciutto. Poi l'uno ha avuto una grande idea, stranamente, perché di solito o non pensa alle cose o ha idee del c***o. Questa volta, tanto di cappello, ha avuto un'idea veramente incredibile. Ha detto: ma perché non mettiamo il cappuccio del Kiwi dentro al casco? Oh, un'idea veramente incredibile, perché non mi è passata neanche una goccia di pioggia nella schiena. La testa super asciutta e super calda. Brava Luna. Cioè, è raro, ma le volte che succede bisogna ammettere i tuoi meriti. Vedi, io ho sempre delle belle idee. No, questa volta hai avuto una grande idea. Per il resto hai tante qualità, ma avere idee... Ma avere idee mi vengono nel momento del bisogno. Allora, ci sono le tre batterie del Mavic con il telecomando. Poi ci sono tre batterie della Sony, due batterie della GoPro, due batterie della Insta360. Poi dall'altra parte del letto ci sono tre batterie della Sony, tre batterie della GoPro, due batterie della Insta360, altre tre batterie della Sony. E non è finita, perché ho finito i cavi qua a Bema, perché ci sono anche due interfoni e altre 5 batterie da caricare.